Centro Revisioni Florio Calandra. Bentrovati all'appuntamento con FR News Sport del sabato. Inizia il campionato di Serie C e c'è l'esordio per il Palermo di Filippi che domani sera alle 20:30 al Barbera attende la visita del Latina nella prima gara di campionato. Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di Mister Filippi, di questo, delle probabili formazioni, delle ultime notizie di mercato e anche della presentazione delle nuove maglie del Palermo. Ne parliamo in collegamento con il collega Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, che salutiamo. Ben trovato Antonio. Grazie a voi, un saluto a tutti, un saluto e grazie per l'invito. E allora Antonio, iniziamo da quello che si è appena concluso, ovvero la conferenza stampa di Filippi, che ha detto il Latina non è da sottovalutare e vogliamo partire con il piede giusto. Che impressioni hai raccolto dalle dichiarazioni di Filippi nella prima conferenza stampa stagionale, Antonio? Sì, la mia impressione è che è un mister carico, un mister consapevole delle potenzialità, delle qualità di questo Palermo, che insomma, anche seguendo le indicazioni fornite dal precampionato e dalla gara di Coppa Italia contro il Picerno, ha la struttura, i mezzi per poter recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Ne è consapevole appunto il tecnico Filippi, che sa perfettamente che le premesse da un punto di vista organizzativo ma anche tecnico sono diverse rispetto a quello della scorsa stagione. Mi riferisco in particolare nella scorsa stagione all'assenza di amichevoli, è stato un minus, un gap che certamente ha condizionato il rendimento iniziale della formazione allora guidata da Boscaglia. Filippi era presente sotto una veste diversa, appunto in qualità di vice allenatore. Quest'anno ci sono state delle amichevoli, c'è stata una programmazione, una preparazione diversa, la squadra ha avuto la possibilità di mettere benzina sulle gambe e certamente di avere delle risorse che potrà sfruttare, sulle quali potrà fare leva in vista appunto dei primi impegni ufficiali a partire dalla gara di domani contro il Latina. Entriamo nello specifico, Antonio. Secondo le tue indicazioni, le ultime che arrivano dallo spogliatoio del Palermo, che formazione potremo vedere in campo? Negli ultimi giorni abbiamo visto che c'è un campanello d'allarme per la difesa. Ecco, che Palermo vedremo, Antonio? Sì, hai detto bene tu, è una formazione condizionata certamente dall'emergenza difesa, ci saranno uomini contati, un reparto difensivo condizionato dalle assenze per squalifica di Butero, che si trascina dietro una squalifica legata appunto alla scorsa stagione, l'ultima gara con la maglia della primavera della Roma, e anche di Marconi, che è stato squalificato dopo la gara contro l'Avellino in trasferta, il ritorno del primo turno dei playoff fase nazionale. Quindi scelte obbligate in difesa, certamente un trio difensivo che sarà composto da Marongo, da Lancini e da Peretti. Per quanto riguarda il modulo, c'è un'incognita che oscilla tra due moduli, 3-4-1-2 o 3-4-2-1, a seconda della scelta in attacco tra Fella o Soleri, a seconda insomma di quelle che saranno poi anche le scelte del mister, anche in funzione delle caratteristiche dell'avversario. A centrocampo ci saranno sulle corsie esterne Almici e Giron, a causa dell'assenza di Valente, che prosegue il lavoro differenziato dopo il trauma contusivo unito del piede. C'è stata anche una piccola microfrattura che si è ricomposta, ma comunque il giocatore è avviato gradualmente verso la guarigione. Interi di centrocampo in prima fila De Rose e Luperini, e poi appunto in avanti bisogna vedere, insomma si va verso Floriano, unico trequartista a supporto di Brunore e Soleri, ma attenzione all'opzione Fella, che potrebbe anche far cambiare il modulo da 3-4-1-2 a 3-4-2-1, e questa insomma un po' il nodo da sciogliere anche in vista della rifinitura che sarà nel pomeriggio. Dovrebbe essere questo il Palermo che vedremo domani sera al Barbera. Presentiamo anche il primo avversario in campionato del Palermo, il Latina allenato dall'ex rosanero di Donato. Cosa ti aspetti dalla squadra pontina, Antonio? Mi aspetto sicuramente entusiasmo, mi aspetto voglia di stupire e fame, una fame che ovviamente dovrà essere pareggiata appunto, da questo punto di vista dal Palermo, però mi aspetto voglia di stupire. È una squadra che in pratica da un punto di vista mentale non avrà nulla da perdere, però
lo ha ribadito anche il tecnico di Donato, certamente appunto per lui sarà una partita emotivamente speciale, ha detto che lavora con i puntini da circa 14 giorni, quindi la squadra ha bisogno ovviamente poi di insomma dimostrare qualcosa, no, nel processo di apprendimento del suo credo calcistico. È una squadra ancora in fase di rodaggio, però comunque è una formazione che nasconde le insidie e che può dare anche del filo da torcere ai rosanero, che dovranno essere bravi ovviamente a non sottovalutare l'avversario, come ha ribadito Filippi più volte nel corso della conferenza stampa. Dal campo passiamo agli spalti, perché si è aperta la campagna abbonamenti del Palermo, c'è stato qualche rallentamento, un po' di caos, alla fine sono stati venduti i tagliandi messi a disposizione dalla società, è questa la novità rispetto allo scorso anno, perché ci sarà il pubblico sugli spalti. Antonio, ovviamente la chiamiamo anche un'arma in più, finalmente potremo assistere alle partite con di contorno i tifosi rosanero che non vedono l'ora di intonare i cori all'indirizzo del Palermo. Certamente, questa è una risorsa molto importante, al di là della retorica possiamo assolutamente dire che il peso specifico che ha Palermo al pubblico è un peso specifico diverso rispetto ad altre piazze. È chiaro che il pubblico palermitano ha dimostrato nella storia, insomma negli anni, di poter essere veramente il dodicesimo uomo. La gara di domani sarà una gara importante, anche perché da un punto di vista della presenza del pubblico potrebbe essere anche una gara limite. Stiamo parlando di presenza del pubblico, sempre condizionato ovviamente all'andamento della curva epidemiologica e quindi anche alla variazione di colore, no, della regione. Si parla appunto di ultima partita, in questo caso in zona bianca, possibilità appunto di avere in questo caso la metà della capienza insomma disponibile. Da quando saremo in zona gialla, ovvero da lunedì, è chiaro che ci sarà inevitabilmente una riduzione della capienza al 25%, con un tetto massimo di 2.500 spettatori sugli spalti. Mi risulta personalmente che la prevendita sta andando bene, ci sono state, insomma, è stata superata quota 1.000 biglietti venduti nelle prime 24 ore. Per quanto riguarda gli abbonamenti, anche lì i dati sono certamente confortanti. Mi risulta personalmente che, insomma, per quanto riguarda gli abbonamenti, sono andati esauriti quelli della curva nord, rimanevano le ultime scorte per quanto riguarda la curva sud, e poi è stata aperta la vendita per le tessere rimanenti, per le ultime appunto disponibilità sia in tribuna che in gradino. La novità del tifo sugli spalti, la novità è anche la maglia, le nuove maglie. Dai piccoli sondaggi che ci sono in rete, le maglie che il Palermo ha scelto per la stagione che ormai è alle porte sembrano avere, Antonio, il gradimento da parte dei tifosi. Sì, mi sembra che sia stata la seconda maglia scelta in occasione del sondaggio che è stato lanciato dal club rossonero nel 2019, quindi una maglia che già in passato, nel recente passato, aveva certamente ottenuto il gradimento da parte della tifoseria. Una maglia che ha anche comunque una valenza storica, perché ricordiamo, insomma, ha dei richiami legati alla prima maglia, una maglia bicolore, certamente insomma una maglia che è molto bella, insomma, alla quale ovviamente da un punto di vista affettivo sono legati tutti i tifosi. Una maglia che cambia ogni anno, lo ha ribadito anche il presidente Mirri nella scorsa stagione, ogni anno ci sarà una maglia diversa, una variazione anche di rosa diverso, proprio perché ogni anno deve essere, insomma, caratterizzato specificamente da un tipo di maglia che identifica proprio una stagione. Quest'anno ci sarà la maglia bicolore e la seconda maglia che ha anche un profumo vintage, ovviamente, con questi, insomma, richiami rosanero ovviamente sul bianco. È stata presentata ieri all'Orto Botanico, c'era anche il tecnico Filippi. Una ovviamente bella presentazione, sì. Sì, esatto. Antonio, proviamo ad individuare, a leggere quali potrebbero essere le protagoniste del campionato. Il Palermo, così come ha detto Mirri e gli addetti ai lavori, avrà sicuramente un ruolo tra le protagoniste. Prova ad individuare quelle che secondo te sono le squadre che lungo il cammino potrebbero dare filo da torcere al Palermo. Ricordiamo che nel girone del Palermo figurano anche le altre due siciliane. Sì, rispondo in maniera secca: Avellino, Bari, Catanzaro in prima fila, Outsider, Juve Stabia e Foggia di Zeman. Queste, a mio avviso, sono le principali, insomma, contendenti in quelle che possono essere, insomma, le principali avversarie dei rosa nella corsa verso la promozione, verso un sogno chiamato promozione in Serie B. Un'ultima riflessione ti chiedo, Antonio, così come chiediamo ai colleghi nel finire delle nostre chiacchierate: cosa pensi possa succedere per quanto riguarda la dirigenza e la proprietà? C'è Mirri, iniziamo il campionato con la dirigenza e la proprietà Mirri, ma secondo te potrebbe succedere qualcosa? C'è qualcosa in movimento?
Qualcosa magari sotto traccia magari c'è, però insomma, dalle informazioni che ho possesso, insomma, mi risulta che comunque il Palermo in questa stagione camminerà sulle proprie gambe e cercherà di finire nel migliore dei modi, insomma, di portare a compimento nel migliore dei modi quello che è il piano triennale che è stato delineato in occasione dell'insediamento del sodalizio targato Era Ora. In questo momento ci sono solamente delle manifestazioni di interesse, ma solamente dei rumors, nulla ovviamente di concreto. Il Presidente Mirri ha ribadito che comunque al compimento del piano triennale certamente la società non avrà un solo euro di debito, e questa è certamente una notizia che autorizza un certo ottimismo e che deve confortare la tifoseria. Si proverà a insomma, proseguire un percorso all'insegna della continuità, con la consapevolezza, insomma, che per compiere un ulteriore Certo. salto di qualità, magari servirebbero, ecco, delle risorse ulteriori, ma al momento insomma, si va avanti su questa strada con la speranza, appunto, di regalare veramente grandi soddisfazioni al popolo rosanero. Bene, speriamo che il Palermo possa iniziare nel migliore dei modi. Ricordiamo che prima dell'esordio in campionato c'è stata la vittoria con il Picerno per 4-1, il Palermo prosegue in Coppa Italia, però fa ripuntati ovviamente. Sull'esordio in campionato vedremo come inizierà. Intanto ringraziamo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport. Grazie Antonio, ovviamente buon lavoro. Alla prossima. Buon lavoro anche a voi, grazie sempre per l'invito, una buona giornata. Bene, abbiamo presentato quello che è l'esordio in campionato del Palermo. Lo ricordo, il rosanero di Filippi scenderà in campo domani sera alle 20:30. Filorugi TV seguirà con la diretta testuale l'esordio in campionato della formazione Rosanero. Si chiude qui l'appuntamento con FR News delle 12. Ricordo che il prossimo, quello delle 18, che chiuderà la settimana di informazione di Filorugi TV, verterà sulla sanità. Avremo dei consigli preziosi da parte di un dietologo, quindi vi consiglio di prenderne visione. Con questo è tutto. Ringrazio Michele Dell'Oglio che ha curato la parte tecnica di questa puntata, che potete cliccare, trovare e condividere sui nostri profili social, Facebook ed Instagram, e rivedere le puntate sul nostro canale YouTube. Con questo è tutto, grazie ancora e buon proseguimento di giornata.